Bentornati fratelli e sorelle, oggi 7 ottobre ricordiamo la Beata Vergine Maria del Rosario. Il culto della Madonna del Rosario risale al XIII secolo e fu diffuso grazie all'ordine dei Domenicani. Nel 1572 Papa Pio V istituì la festa del Santo Rosario dopo la vittoria di Lepanto nel 1571 da parte della flotta cristiani sui turchi musulmani, che il Papa riconobbe possibile grazie all'intercessione di Maria. Dopo le apparizioni di Lourdes nel 1858, dove la Vergine Maria incoraggiò la pratica del Rosario, il culto si diffuse con maggiore intensità. Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, esorta a riscoprire questa preghiera come prezioso strumento di contemplazione e di assimilazione dei misteri della salvezza, poiché ciò che Cristo ha operato nella vita terrena, ciò che la Bibbia proclama e la liturgia celebra, il Rosario medita e assimila. A questa preghiera, ricorda il Santo Papa, la Chiesa ha riconosciuto sempre una particolare efficacia, affidando ad essa, alla sua recita corale, alla sua pratica costante, le cause più difficili. In momenti in cui la cristianità stessa era minacciata, fu alla forza di questa preghiera che si attribuì lo scampato pericolo e la Vergine del Rosario fu salutata come propiziatrice della salvezza. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora dell'agonia. A te l'ultimo bacio della vita che si spegne. E l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti. Sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Sappiamo che Padre Pio era molto dedito alla recita del Rosario, che allora aveva 15 poste e quindi era anche un po' più lungo da poter pregare. Non sappiamo quanti ne recitasse con esattezza ogni giorno. Si dice che sicuramente fossero più di 30, anzi addirittura intorno ai 33. E non lasciava mai la coroncina Padre Pio, a volte anche quando si lavava le mani, la metteva nell'altra, faceva con una mano e poi la recuperava per lavarsi l'altra mano. Perché questa dedizione al Rosario? Un giorno un frate gli chiede: Padre, ma perché recitare sempre il Rosario e non altre preghiere? E Padre Pio risponde: il Rosario perché la Madonna non mi ha mai rifiutato una grazia chiesta attraverso la recita del Rosario. Allora oggi dobbiamo fare solo una cosa: prendiamo questa coroncina del Rosario e se non abbiamo già questa abitudine cerchiamo di inserirla quotidianamente nella nostra vita, perché Maria ascolta e Maria cura il nostro cuore e delle persone per le quali preghiamo. E educhiamo anche gli altri a mostrare, e anche noi stessi, quando preghiamo il Rosario. Perché vi racconto questa storia. Una ragazza si è battezzata da adulta quando io ero post novizio e raccontò questo: io non credevo in Dio, ma a un certo punto ho avuto delle sofferenze nella mia vita. Ho ricordato mia nonna che silenziosamente pregava il Rosario in un angolo della casa. Io un po' la prendevo anche in giro, mi sembrava che facesse qualche cosa di strano. Però adesso ho detto: perché non provare? Allora, iniziando a recitare il Rosario, gli si è spalancata la porta della conoscenza di Gesù. Quindi, ringraziando questo grande dono che abbiamo avuto, questo grande modo di pregare, cerchiamo di inserirlo nella nostra vita e ci mettiamo sotto l'intercessione di Maria. Prega per noi.